Bentornati sul canale, rieccomi ritornata per voi. Lo so, è inutile che lo dica sempre. Sto organizzando un matrimonio e quindi mi vedete un po' meno spesso, ma veramente faccio di tutto per essere sempre qua con voi a parlare di loro, di detersivi. Allora, siamo all'inizio di autunno. Vediamo i primi prodotti terminati di questa prima fase dell'autunno e ne ho terminati veramente un bel po'. All'Auchan, scusate, ho mangiato una nocciolina. Allora, all'Auchan c'è stata la settimana tutto a 1 euro e credetemi, mi sono sbizzarrita. Io non vado molto dietro le offerte, se capita è perché magari mi trovo lì per caso. Ma non me le vado veramente a cercare lì con catalogo. So che molte di voi lo fanno, io no. Quindi un pomeriggio mi sono ritrovata lì all'Auchan e ho visto tutto a 1 euro e sono impazzita. E c'erano dei detersivi a 1 euro, tra cui questi coccolino Eco Pack formato risparmio. Questi qua ne ho presi due e chi mi segue da tanto tempo sa che il coccolino non lo prendo spesso e volentieri perché ho l'impressione che sia a riuscita, tra virgolette. Devo dire che questo formato qui, in questa confezione, è andato veramente molto bene. Sarà che io faccio sempre quel famoso lavaggio, vi lascio qua il link del video per rafforzare di più il profumo dell'ammorbidente, faccio quel lavaggio breve, ma devo dire che questa volta è andata molto molto bene, quindi mi è piaciuto veramente tantissimo. Non so perché, forse è abbastanza concentrato. Sì, è concentrato. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Questa volta il coccolino lo promuovo. Continuiamo a parlare di ammorbidenti. Ho terminato il Mon Amour, niente da dire sul Mon Amour, e ho terminato una confezione di Lenore. Insomma, devo dire, i miei must ci sono sempre nei video dei prodotti, mamma mia, fortissimo, dei prodotti terminati. Ci sono sempre, o l'uno o l'altro, ci sono praticamente sempre. Poi parliamo invece di detersivo liquido, comprato e ricomprato questo soft liquid gel lavatrice al muschio delicato. 2,5 litri di soft, sono due confezioni, prezzo molto molto attraente e profumo non male. Però non è tra i miei preferiti. Attenzione, se li ho comprati è perché mi sono ritrovata veramente ad avere proprio esigenza del detersivo liquido e non avendo tantissima scelta dove spesso vado a fare la spesa, ho trovato lui. Ma non rientra nei miei preferiti perché nei miei preferiti, se andate a vedere tutti i video, c'è ben altro. Diciamo che lui, il mio preferito, rimane quello col tappo blu, però con la scritta blu, tutto blu, e anche il suo ammorbidente è fantastico. Ma questa tipologia di muschio bianco delicato, ni. Poi stavo uscendo dall'inquadratura. Allora, bocciatissimi questi Dash 3 in uno POTS, ho fatto un video a parte, lo trovate o nelle info qui sopra o a schermata finale il video apposito su questi bocciatissimi, non li ricomprerò mai più. Invece davvero davvero promosso il Dash in polvere. Differenza enorme, la polvere assolutamente molto più efficace, niente da dire, azione sbiancante, che più bianco non si può. Insomma, il motto di Dash è sempre stato questo da quando io sono nata, e credo anche da molti più anni.
Questa volta, anzi, spesso e volentieri prendo questo formato. Questa è la seconda volta che prendo questo formato ed è molto più economico, visto che comunque il detersivo in polvere lo uso, diciamo, non tutti i giorni, ma specifico proprio per i capi bianchi e per i capi, diciamo, molto più sporchi. Promossissimo. Ultimo prodotto di questo video è questo anticalcare pluri Puli Rapid. Allora, all'inizio ero un po' scettica perché è molto molto liquido, si presenta molto liquido, di sicuro non è come Rio casa mia, che proprio ti va a togliere proprio veramente quel calcare in maniera incredibile. Credo che Rio casa mia, il Rio Azzurro è, no, Rio casa mia, Rio Azzurro è incredibile, proprio veramente numero uno, però devo dire che questo fa il suo egregio lavoro, ma fa brillare quella rubinetteria come non mai. Proprio questa sua azione illuminante proprio della rubinetteria, ragazzi, è incredibile. Mi è piaciuto veramente tanto. Poi, non facendo tanta schiuma, si sciacqua, ecco, rispetto al Rio Azzurro che fa molta più schiuma, questo non fa tanta schiuma, ma si risciacqua molto facilmente, e devo dire che il risultato è davvero incredibile. Igiene totale, brillantezza, lunga durata, ed è vero, vero, vero. Lo si può usare in cucina, lo si può usare nei bagni. Mi è piaciuto molto. Ripeto, se dobbiamo andare a utilizzare un anticalcare forte, allora vi dico no, usate il Rio Azzurro. Se volete un prodotto magari da usare anche tutti i giorni, questo mi è piaciuto davvero tanto. Un bel prodotto. E questo è tutto per quanto riguarda questa seconda parte dei prodotti terminati dell'autunno. Allora, fatemi sapere anche voi se avete usato questi prodotti che vi ho fatto vedere. Penso di sì, perché insomma, bene o male, li conosciamo un po' tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo anticalcare. E niente, noi ci rivediamo ai miei prossimi video, spero prestissimo. Perdonatemi se magari faccio passare un po' più di tempo, ma io sono sempre qua con voi. Scrivetemi nei commenti e mettete un like se vi è piaciuto questo video.